Ma siccome oggi non parliamo d'arte, posso dire una cosa d'arte? Non guardate quella facciata, è un tarocco, l'ha fatto Luca Beltrami. La facciata vera è quella che c'è di là, dove andava lui, Don Lisander, a messa in San Fedele. Allora, visto che parliamo di pace, io dirò subito delle cose che potranno far rabbrividire. Noi come sindacato siamo per la pace, ma non abbiamo la sveglia al collo. La pace non si chiede a questo o a quello. Facciamo un comitatone, andiamo in Parlamento, mandiamo una petizione, mandiamo qui, mandiamo là. Questa è acqua nel mortaio, non serve a nulla. La pace si conquista. E allora, noi abbiamo delle proposte. Primo, bisogna chiudere tutte le aziende che fanno armi in Italia. Punto 2, far rientrare tutte le truppe italiane sparse per il mondo, a partire dal Kosovo e dal Libano e tutte le altre. Punto 3, noi siamo anche noi d'accordo, visto gli altri documenti, per una moratoria, per una tregua, però non prendiamoci in giro. Noi abbiamo un sogno, il sogno nostro è quello di dire: noi dobbiamo ridurre la percentuale di spese dello Stato, della bilancia dello Stato in armi, dobbiamo ridurle e destinare questi soldi agli asili, alle scuole e tutti gli altri. Noi dobbiamo anche impedire che le armi partino, noi dobbiamo organizzare i portuali e gli aeroporti. Poi dobbiamo anche, noi abbiamo un sogno, direbbe lui, il reverendo Battista, I am a dream. Noi abbiamo il sogno di fare un tribunale internazionale sul tipo di Norimberga e mettere sul banco Zelensky, Putin, Medvedev, Stoltenberg, la Meloni, Macron, quello lì tedesco che non so nemmeno pronunciare, Biden, l'inglese, tutti quelli e tutti i capi di Stato, tutti i capi di Stato della prima linea, che sono Lituania, Estonia, Finlandia, Polonia, tutti processati per crimini contro l'umanità. Questa gente inneggia la guerra, inneggia la guerra. E sapete chi ci guadagna nella guerra? Lui lo sa, Oldani, lo sa chi ci guadagna. Ci guadagnano, ci guadagnano. I padroni dei grandi fondi speculativi, BlackRock, Carlyle, Vanguard. Volete che vi aiuti gli altri? Sono 10. Ci guadagnano di 10 banche più grandi del mondo. In testa c'è J.P. Morgan, che magari è proprio di Rossi. E poi ci sono tutti gli altri, Citigroup, c'è i fondi arabi, l'Arabia Saudita, l'Oman, la Rava, la Fava, il fondo cinese, quello russo e così via. Questi sono quelli che fanno i soldi con la guerra, sulla pelle di chi? Di migliaia di giovani che muoiono in tutti e due i fronti, o in tutti i fronti del mondo, perché le guerre nel mondo sono 54, non è una sola. Qui ci hanno rotti i coglioni con l'Ucraina, per così dire, non voglio offendere le ragazze, però la guerra non è solo in Ucraina, è nel Mali, Yemen, Etiopia, Somalia. La guerra per le terre rare nel Congo? Ma perché non ce la raccontiamo tutte? Allora come si fa a ottenere dei risultati che non sia l'aria fritta delle petizioni? Noi dobbiamo organizzare, inneggiare, organizzare, strutturare la diserzione. Dobbiamo dire ai giovani russi, ai giovani ucraini che devono disertare. In Italia dobbiamo predisporre 50, 80, 90 strutture che ci sono già, dove i nostri bambini andavano nelle colonie, al mare, le strutture per i disertori. Dobbiamo dire a questi giovani che devono disertare, venire in Italia, che noi li appoggeremo, li sosterremo. Questa è l'unica strada per ottenere dei risultati. Sapete dove ho imparato questa cosa io? Quando ero ragazzo, vedevo gli Stati Uniti, le guerre, la guerra degli Stati Uniti dei giovani contro la guerra,
Vi ricordate Woodstock, tre giorni d'amore, di pace e di anarchia? Che cosa ha lanciato? Il movimento pacifista dei giovani americani? E che facevano i giovani americani? Disertavano, andavano in Canada, la stessa roba bisogna fare in Europa, gli ucraini e i russi devono disertare e venire qua e noi dobbiamo sostenerli. Questo è il nostro programma, tutto il resto è tempo perso. Vi ringrazio e mi scuso con voi del fatto che abbiamo avuto qualche piccolo intoppo all'inizio, ma io penso che questa sia solo un'iniziativa iniziale, ne faremo delle altre. Io vorrei che la classe operaia che io rappresento si riunisse agli artisti, agli intellettuali, ai poeti. Dobbiamo farlo perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro, l'uno dell'altro. Io facevo le riunioni sindacali con Franco Fortini, io facevo le riunioni sindacali con Paolo Volponi che lavorava per Olivetti, io facevo le riunioni sindacali con chi? Con Dario Fo che veniva nelle nostre fabbriche occupate. Dobbiamo tornare a far questo. E l'altra cosa che volevo scusarvi, io non leggo, avete visto che non leggo? Ho tutto nel cervello, quindi vi prego, se volete che io questo che vi ho raccontato ve lo mando, ve lo scrivo, ve lo spedisco, voi me lo dite che io lo scrivo e ve lo spedisco. Grazie a tutti. Grazie. Allora adesso, grazie Pippo, e adesso concludiamo la parentesi del realismo terminale con i seguenti poeti: Pierangelo da Crema,